Ebbene, eccoci qua, eccoci qua. Vediamo in questo video la psicologia segreta di ignorare una donna. Allora, in alcuni casi quando una donna, ma varrebbe anche per un uomo in realtà, quando non si mette, diciamo, in situazione complementare con la nostra esigenza, cioè quando fa la sfuggente, quando non si dimostra, diciamo, particolarmente interessata, dobbiamo assolutamente, creare un distacco, dobbiamo ignorare, cioè dare indifferenza. L'idea di ignorare è una strategia che può attirare attenzione o suscitare interesse in una persona, perché l'idea di ignorare si riflette, diciamo, nel prestare attenzione selettiva, cioè io presto attenzione alle persone che in qualche modo mi danno attenzione, presto attenzione alle persone che in qualche modo sono in sintonia con me. Non perdo tempo con persone che invece sono come dire, un po' sfuggenti, non sembrano molto interessate. Questo è un approccio che deve funzionare nel modo corretto. È molto importante sviluppare questo tipo di approccio. È anche molto importante far sì che noi dobbiamo mantenere la nostra forza interiore. E poi diciamo che ignorare genera un senso di vuoto, no? Ovviamente non deve avvenire in modo tale da sembrare che stai, come dire, hai della rabbia nei suoi confronti, perché la rabbia è comunque un legame. Invece quello su cui dobbiamo puntare è proprio l'indifferenza. Se una persona si sente trasparente fondamentalmente, beh, inizierà a generare dei dubbi. Magari inizialmente questa donna pensava che tu fossi coinvolto, magari inizialmente questa donna pensava che tu fossi innamorato e questo le dava una certa sicurezza. Il fatto che poi la ignori, cioè nel senso parli con lei, se c'è occasione, diciamo, come parleresti con il figlio del portiere, tra virgolette, no? Una persona di cui non ti frega assolutamente nulla. E questo genera dei dubbi. Il dubbio è, diciamo, l'architrave, no? Della seduzione. Ignorare, diciamo, genera confusione. Quindi influenza sicuramente le emozioni di una persona e talvolta anche influenza il benessere di una persona, perché magari la persona vive un certo malessere, per cui cercherà, diciamo, magari di provare ad avvicinarsi, insomma, è fondamentale questo quando una persona non si pone nel modo giusto. Ovviamente devi farlo in modo calibrato, insomma, se poi la persona si avvicina, puoi utilizzare una sorta di condizionamento. Ed è questo molto importante perché puoi, come dire, far percepire la tua attenzione come una gratificazione. Ecco, questo deve essere l'obiettivo finale. Questa donna deve pensare che quando tu le dai attenzione, lei si sente gratificata. E allora creerai un meccanismo di condizionamento che piano piano la coinvolgerà sempre di più e potrai, diciamo così, ribaltare la clessidra, cioè passare da una situazione in cui non ti prendevi in considerazione, invece è una situazione in cui inizia a desiderarti, inizia magicamente a sentirsi attratta da te. Bisogna provare a farlo con il giusto distacco dal risultato. Bene, metti un like se il video ti è piaciuto e condividilo con i tuoi amici. Ti ricordo che sul canale puoi iscriverti attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Inoltre, se vuoi, ti puoi abbonare. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati, vicino a tastina iscriviti e selezioni l'abbonamento preferito. Ti ricordo inoltre che se vuoi dare un piccolo sostegno al canale, puoi farlo
cliccando sotto il video sul tastino super grazie, fare una piccola donazione al canale. Per dare comunque un piccolo sostegno che però è molto importante. Ciao a tutti!